Eccoci, ciao a tutti e bentornati al nostro tutorial del venerdì. Oggi siamo anche abbastanza bravi e abbastanza puntuali. E oggi vi faccio vedere, perché ci sono tante nuove che si sono collegate, lo stencil a rilievo. Quindi andremo a rivedere, visto che è tantissimo che non lo facciamo più, come eseguire uno stencil a rilievo. Ora io lo farò su delle tavolette, ma voi potete farlo tranquillamente sui vostri muri o sui vostri mobili. Quindi, come prima cosa, quindi intanto che arrivano i saluti e che tutti arrivano e quant'altro, io comincio a pitturare la mia tavoletta. Vado a dare un colore chiaro e il colore che utilizzo, chi mi conosce sa che è uno dei miei preferiti. Questa settimana per noi è stata una settimana pienissima di tarli, pienissima di buchi da chiudere. Ai 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 ai, com'è stata dura. E abbiamo tante cosine che non siamo, alcune le abbiamo finite, alcune non siamo riusciti a finirle. Vado a dare una mano di colore. Nel frattempo, mentre parlo, vi dico alcune date dei corsi. Alcune purtroppo le abbiamo dovute annullare perché causa Covid le mie allieve erano positive. E abbiamo il 10 aprile un corso nuovissimo che non abbiamo fatto mai ed è il corso del mobile sfumato con il trasferimento sopra. Quindi un corso un po', l'ho fatto una volta con un allievo un giorno che avevamo poche persone, che per il Covid ne avevamo poche ed era una di quelle che aveva fatto già tanti corsi, quindi non si può essere alle prime armi perché comunque ha le sue difficoltà. E il mobile sfumato, ok? Comunque sta uscendo il post proprio stasera e quello sarà il 10 aprile. Ti saluto Manuela Porzi, Giussi Gatto. Ciao Manu, ciao Giusy. Poi c'è un corso che, se non sbaglio, forse è la prossima settimana, ma quello non l'ho pubblicizzato e quindi voi non eravate molto informate, non sappiamo se lo faremo. E quindi se ci saranno gli iscritti sì, altrimenti non avendolo mostrato nessuno di voi lo sapeva, potremo fare il corso delle cementine. Quindi tutti mi chiedete quando io faccio. Le cementine hanno il suo perché e hanno anche una logica di come farle, quindi ho fatto anche diversi tutorial, ma un conto è i tutorial, un conto è fare i corsi, quindi ci sarà anche il corso delle cementine. A suo tempo, prima del Covid, molte ragazze a Roma l'avevano fatto. Intanto io asciugo. Lucia Colò ci saluta. Ciao ragazze, do un saluto su Instagram a tutte quelle nuove che siete tantissime e poi vi pubblicheremo i lavori che stanno per essere terminati. Sono delle belle cosine che abbiamo finito. Stefania Osprini saluta, Claudia Cialini. Ciao ragazze! Giuliola Averardi dice sempre un piacere vederti. Katy Pettinari Grazie! ti saluta. Ciao, ciao a tutte! Vi do una seconda mano, così. Naturalmente io ho già un'altra tavoletta pronta perché comunque non si asciuga subito, così vi faccio vedere il dopo stencil a rilievo. Poi per lunedì ci sarà un tutorial molto interessante che molti di voi mi hanno fatto un sacco di domande su questa cosa e siccome mi trovavo in laboratorio a fare un vero restauro, a mettere la carta dentro ai cassetti di un comò, vi ho fatto vedere come mettere la carta. Tiziana Virgulti ti saluta. Ciao Titti! Riasciugo, quindi vedete come lavoro, do una mano, parlo, asciugo, ma a casa noi consigliamo sempre di far asciugare il colore naturalmente.
Paola Pompei ti dice ciao maestra. Ciao Paola! Quindi per le vecchie è un ripasso, un riepilogo. E fate molta attenzione perché molti di voi me lo chiedono. Questa è la tecnica che si utilizza anche per fare, ciao ragazze, ragazze di famiglia, anche per fare la tecnica della breve. Ok? Quindi fate attenzione. Allora, colore lottato, adesso vediamo un attimino, metto via il colore. Allora, sono pronta, diciamo che avete la vostra base pronta, il tavolo, o un tavolo, un mobile o una parete. Adesso per fare lo stencil a rilievo, innanzitutto dovete assolutamente utilizzare la nostra pasta, che è una pasta top, è super, perché non crepa, non potete fare degli spessori molto alti. Oggi io farò uno spessore molto alto e quindi non è come qualcuno mi dice ma io uso il K2, lo stucco da muro. Non è la stessa cosa, ok? Non è la stessa cosa, perché un giorno ve lo farò vedere, oppure possiamo fare una prova in diretta. Se utilizzate il K2 crepa, non è abbastanza elastico, quindi non va bene, ci vuole proprio questo apposito. Noi ci abbiamo messo 2 anni a mettere appunto la ricetta, per creare questa ricetta, anche più, e adesso è intoccabile, cioè io ci stucco anche i tavoli, ci faccio tutto, perché così è dura, non crepa e rimane dentro. Permette di fare uno spessore, un alto spessore, e asciugandosi non crepa ovviamente. La mia voce, grazie Giacomo che lui mi assiste sempre in questo. Allora, quindi la cosa fondamentale sempre per gli stencil, anche quelli a rilievo, è quello di mettere la colla riposizionabile. Quindi sbattiamo bene la nostra colla e andiamo a mettere la colla. Tiziana Virgulti ti saluta, dice è in autostrada direzione Mantova, ti guarda in autostrada. Bene, vedi? Non male come cosa, gli facciamo compagnia per strada. Come sempre aspettate 2 minuti, questo è uno dei classici, questo stencil è proprio il classico che io uso sempre, diciamo quasi sempre lo metto sulle pareti della Bre. Vorrei anche farvi vedere la pulitura del mio stencil che uso ai corsi, considerate che ho solo questa di mascherina. Anche Manuela Porsi stucca i tarli con la pasta. Perfetto, brava Manu, perché è più di qualità e rimango, è più duro. E quindi volevo farvi vedere la pulitura, che ho solo questa mascherina che uso ai corsi, che usano persone che sono le prime armi, che uso io in laboratorio, che usiamo sulle pareti della Bre. Ecco, questo è il fatto, così intanto passano i minuti, io vi spiego. È la pulitura, che con il nostro pulitore gli stencil vengono perfetti. Melatini Antonella su Instagram dice è vero, non ha nulla a che vedere con altri stucchi, con altri tipi di stucco. Esatto, chi ha per caso provato ad utilizzare altri vede la differenza. Ok, quindi io mi posiziono la mia mascherina. Adesso io non so se è meglio che metto qualcosa sotto così vedono meglio, tiro su così Giacomo tipo vuoi? Pensi sia meglio, posso anche farlo in verticale. Ce la fai così? Sì, sì, ce la faccio. C'erano delle tavolette? Sì, non ti preoccupare, ho fatto il sistema io. non ti preoccupare, così va benissimo. Allora, poi ci sono le spatoline che trovate sempre sul nostro sito. Potete farle sia con quelle in metallo, però sullo stucco a rilievo vi consiglio di utilizzare queste di plastica. Sul nostro sito mi pare che le trovate il colore blu, ma sono la stessa identica cosa di queste gialle, ok? Noi abbiamo sempre il modello vecchio in laboratorio. Noi abbiamo sempre le cose vecchie. Quindi mettiamo la nostra pasta. Paola Pompei, anche lei dice, infatti l'ho sperimentato, c'è differenza. Esatto. Allora, io metto la mia... Guarda, posso dire che questa sicuramente si collegherà su YouTube. La nostra Angela, una mia cliente che locale, che usava lo stucco K2 e alla fine mi diceva Francesca mi si crepa. Alla fine ha utilizzato questo e devo dire, gli do un plauso perché gli sono venuti degli stencil a rilievo
Bellissimi. Quindi voi ecco, andate a mettere la pasta e la stendete. Fate lo spesso, guardate, io ho utilizzato anche questo stencil che è molto sottile, che ha spazi molto piccoli ed è di solito sugli spazi molto piccoli è molto difficile. L'unica cosa in uno stencil del genere, visto che tipo questo è strausato, ci sono delle puntine, dei piccoli spazi. Cercate di dare lo stucco non nel verso opposto, ma nel verso in cui si stende lo Questa è stencil. una mascherina che avrà fatto migliaia di Questo ne ha stencil. fatti di chilometri, direi proprio di sì. Direi che ha fatto molti chilometri. Ecco, la stendete. Manuela Porsi dice, nel sito sono esaurite le spatole. Ah, bene, buono sapersi. Adesso lo diciamo subito a Diana che Proviamo. fa A un volte noi non appunto. ci rendiamo neanche conto delle cose che finiscono. Provvediamo. Manuela è la nostra, come si dice, ci controlla i prodotti da lontano. Il tester. È il tester. Le nostre ragazze che sono le nostre testimonial. Quindi fate lo spessore che desiderate. Ok? Io adesso qui proprio mi sto allargando, Sabina Rossi dice, io ti guardo e sono al lavoro, se mi beccano fanno di me uno stencil alla parete. Ciao Francesca Giacomo. direi ottimo, un delabré perfetto, spiaccicata. Io sto esagerando con lo spessore, ragazze, eh? Ma proprio esagerando. Vuoi la carta per dopo? Carta. Forno. Ah sì, carta forno, ecco, una delle cose che ho scordato, perché così vi faccio vedere. Oppure anche un pezzo di plastica Di va bene. plastica, diciamo che con questa tecnica non ci sono sprechi. Quindi dice, oddio, ma quanta pasta rilievo? No, niente, non c'è spreco. Assolutamente non c'è spreco. Adesso tutto l'eccesso vedrete come si recupera. Vedrete come si recupera. Allora, arrivati a questo punto non vi rimane altro. Qualcuno mi dice, ma aspetta un po', la lascio asciugare? No, la togliete subito, ok? Da. Vado Giacomo, dimmi se sei con lo zoom vicino o no. Vado? Sì. Ok. Da, tiro su. E lo stencil, guardate un attimo innanzitutto lo spessore, non so, così. Un attimo, provo a zoomare ancora di più. Non è il massimo con le luci, però si vede. Guardate che spessore. E quindi vabbè, adesso diciamo che è arrivata a questo punto, quella lì si deve asciugare, soprattutto perché ha un grande spessore. Adesso vi faccio vedere come recuperare la pasta. Un pezzo, non questo tanto da forno, fogli, un pezzo di carta da forno. Pezzo da carta da forno, appoggiamo la nostra mascherina, questo sempre se ne fate solo una, perché se voi ne dovete rifare un'altra la riposizionate, perché come potete vedere dietro non si è sporcata assolutamente, la riposizionate e andate a fare un altro stencil, oppure piano piano vi raccogliete tutta la Noi vostra usiamo la carta pasta. forno per praticità, altrimenti anche un foglio di Anche un nylon, cartone, diciamo che cartone assorbe. sulla carta forno poi raccolgo anche quella che mi ripassa sotto, ok? E quindi ecco perché vi dico che non c'è spreco. Ripeto, il 10 aprile c'è il corso del mobile sfumato, un corso nuovissimo. Molto carino,
che molti mi chiedete e quei classici mobili che voi vedete su Pinterest. Ecco, guardate come la sto recuperando tutta. Anche qui fate attenzione a non alzare le alettine dello stampit sotto, quindi cercate di dare sempre per il verso giusto. Ok, alzo il mio stencil, come potete vedere è quasi pulito e lo passo a Cristina adesso che me lo lava. E adesso recupero anche questa che ho sulla carta forno. Zero sprechi. Ecco qua. Avete visto? Carta forno perfettamente pulita, lo stencil è andato. Non c'era per niente. Richiudo il mio barattolo e adesso vi faccio vedere cosa fare il passaggio successivo. Questo me lo metto da una parte a seccare. Io ne ho già altri due che avevo fatto, uno finito, uno da finire. Allora, questo qui è uno stencil bellissimo che avevo fatto in occasione della festa della mamma e la devo terminare, e guardate poi come l'ho patinato. Questo è pure a rilievo. Ok, mentre questo lo dobbiamo finire e andremo a finirlo insieme. Questo è come lo trovate dopo che si è seccato. Vedete che abbiamo tutte queste puntine in su? Allora, a questo punto puoi passare qui, e dammi il pulitore e far vedere. Ecco, questo è il prodotto che serve per... Tieni qui anche questo, grazie. Per pulire gli stencil. Se voi spruzzate questo pulitore sui vostri stencil, tornano perfetti. Sono, cioè, questo è fantastico, meraviglioso. Quindi, arrivato a questo punto, questa è bella, diciamo che asciuga dopo un paio d'ore, ma se lo fate molto spesso, meglio 24 ore. Lo trovate così, in queste condizioni. A questo punto, ah no, pensavo che mi stavi dicendo qualcosa. A questo punto, arrivate a questa, diciamo, alla parte in cui è secco. Quando è asciutto bene, ovviamente più è alto lo spessore, più tempo impiega ad asciugare. Esatto, ma non eri attento perché l'avevo appena detto. L'hai detto? Mio marito che si distrae. Non mi distrago, sto controllando altre cose. Ecco, appunto. Allora, carteggiamo. Tiziana Virgulti dice, stavolta spero di poter partecipare al corso. E Manuela Borsi dice, quello che resta sulla carta io l'ho stampato sulla mia scarpiera. Sì, è anche carina come cosa. E allora, quindi arrivati a questo punto, carteggiamo, e siccome questa pasta appunto è durissima, se anche voi andate a carteggiare vedete che qui comunque sono delle lineette sottilissime, non si tolgono, mentre se voi le fate con un altro trucco che non è così resistente, rischiate che quando andate a carteggiare sopra si vada a togliere. Marcella Valentini ti saluta, ciao Franci, e saluti a tutti, riesco a seguire una lezione. Ciao cara! Togliamo la polvere. La vuoi soffiare? Te la soffi un attimo con l'aria? Sì, soffiamola con l'aria. Grazie. A casa con un forno dei capelli. A casa con un forno dei capelli oppure un aspirapolvere che toglie la polvere, poi ci siete fuori, soffiate. Ok? Arrivato a questo punto si passa alla cera neutra. Io mi metto così voi lo vedete. Fagli vedere com'è tornato pulito lo stencil, Cristina. Guardate lo stencil appena lavato con il prodotto.
come nuovo. Perlana, come nuovo. Profumatissimo, pulitissimo e avete visto il tempo di lavarlo quanto ho messo? 2 secondi. Quindi basta spruzzare sopra il prodotto, andare con la spazzolina dei piatti e poi lavare lo stencil con la pasta a rilievo. Se non lo lavate subito è bella dura. Però Cristina ha passato anche momenti peggiori perché io tornavo dai cantieri con lo stencil e lo stucco secco e si è tolto ugualmente. Quindi arrivati a questo punto passiamo la cera neutra. L'unica cosa che probabilmente ho scordato stavolta, è fortuna che c'è l'assistente, è la spugna, tutte e due, sia per la scura che per la chiara. Lucia Colò dice, a me piace proprio questo che posso carteggiare quando voglio e non si rovina. Sì, effettivamente è proprio perché ha questa consistenza. Rinaldi Angela ci saluta. Ciao Angela, ciao a tutte ragazze. Spugna pulita per cera neutra, spugna sporca per cera scura. Utilizzatele sempre in separata sede. Quindi vado a dare la mia cera neutra a tutto, in questo caso a tutta la tavoletta che avevo fatto anche con lo stencil normale. Giussi Gatto dice il pulitore è fantastico. Grazie Pulisce Giussi. anche i pennelli sporchi di cera. Anche i pennelli sporchi cera, ma c'è anche chi lo usa sui vestiti. Qualcuno ci ha smacchiato la tinta del parrucchiere Sì, tipo Claudia. nei vestiti. Nei vestiti. Quindi andiamo a passare la cera neutra sempre, 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 sempre. Mai passare la cera scura senza la cera neutra. La cera neutra va data sempre, sempre, sempre. Ok, diciamo che arrivato a questo punto posso decidere di passare la cera scura o di utilizzare semplicemente delle patine. Io adesso comunque un po' di cera scura la voglio passare perché voglio comunque renderlo un po' vintage, un po' moderno, visto che questo l'avevo già fatto con lo scuro. E poi chi mi conosce sa che la uso quasi sempre, Santa sempre, Podia dice ciao prof. sempre. Ciao Santa, come stai? Tutto a posto? Che si dice in quel di Roma. Ok, arrivati a questo punto, io adesso un pochino qui me la tolgo, arriva sempre il passaggio mio preferito. La patinatura, ma il bello del rilievo è che in quanto appunto è il rilievo, la cera va a depositarsi, quindi io per esempio magari intorno insisto anche con un pennello in modo che comunque siccome si deposita intorno, fa proprio quell'effetto di chiaroscuro. È proprio bello, cioè io proprio. È una delle tecniche che comunque mi piace assai. Vado anche ad insistere col pennello in modo da sporcare tutti i contorni. Perché nella realtà dove si depositerebbe lo sporco? Sicuramente nelle parti più incavate. Guardo le telecamere. La telecamera sta guardando le tue mani, quindi. Allora bene, allora sono contenta perché così non si lamentano che dicono sempre che si vede solo la mia faccia. Ok. Arrivato a questo punto, prendo un pezzetto di paglietta e tolgo. Magari a casa aspettate un pochino che la cera faccia presa.
Dopo mettilo un pochino in verticale così si vede meglio. Allora, magari. Certo, adesso è troppo fresca ancora la È un ginocchia. po' fresca, sì. Poi possiamo andarci a lavorare questo bel appoggio qui con le nostre cere meravigliose della Redesign e dare, che ne so, un tocco. Che colore posso andare a mettere? Magari volete vedere qualche colore in particolare. Magari possiamo dare, oppure diamo questa che è un bel oro ricco. E lo vado a dare Quasi magari, rame, è quasi rame. è quasi rame, sì, un po' antico. Tipo alla scritta, profumatissima questa. E magari sembra che, lavoro finito, sembra che questa scritta alla fine sia di rame. Adesso il pennello che sto utilizzando non è neanche tanto giusto, ma in quanto io qui ho il rilievo glielo passo solo sopra. Ecco qui che abbiamo creato una scritta a rilievo di rame. Guardate che meraviglia. Manuela dice, quella cappa è bellissima e profumatissima. Sì, ma sono tutte fantastiche. Chi è hobbista, chi lo fa di lavoro, chi come Manuela, insomma, si adatta, Giusy, insomma, ce ne sono tante di voi che comunque l'hanno fatto un po' diventare il loro hobby. Diciamo che io vi ho insegnato a far diventare, e sono molto felice, il vostro hobby un po' anche il vostro lavoro, perché se voi vi impegnate, poi la vicina vi chiede il mobile, poi la cugina, poi la sorella, potrebbe diventare un vostro lavoro. Quindi seguite i consigli che io vi do, fate i corsi che io faccio e veramente se avete questa passione potrebbe diventare il vostro lavoro. Perché si comincia da zero, ma poi se uno si impegna. Guardate che meraviglia. Sembra veramente che sia una cosa di rame a rilievo. Anche questa diretta non era preparata, ma devo dire che ogni volta mi stupisco dei risultati che vengono fuori. Se uno ha una casa un po' moderna, questo ci sta da Dio. Come cosa attaccata su una cucina. Era saltato YouTube, adesso l'ho ripristinato. Perfetto. Allora, poi non è che, visto che ci siamo, la finiamo qua. Possiamo anche andare a dare questa qui che è la copper, forse proprio quella che diceva Manuela, dare quello è, diciamo che abbiamo fatto un rame antico, ma possiamo anche andare a dare qualche tocco su queste piastrelline che avevo già creato sopra, sfumandole un po', no? Anche Lucia Colodi ci sono ottime. Cioè, veramente solo se le provi capisci il perché. Anzi, invito tutte quelle che non le hanno ancora prese a prenderle perché poi purtroppo Redesign ha un metodo di lavoro strano, nel senso che le producono per un po' e poi niente, cambiano prodotto, mettono fuori produzione. Che poi queste durano tantissimo, Anche Antonella Malatini dice meravigliose. eh. Ecco, chi l'ha provate lo sa. Ecco, guardate che bell'effetto che sono andata a creare.
semplicemente con un po' luce di... colorice sono ottime. Ma soprattutto il profumo, profumatissime. Ecco qui. Quindi sapete che io tendenzialmente tendo ad usare tanto le patine, ma naturalmente facendo i lavori su commissione non sempre ho lavori che posso permettermi di usare tanto le patine. Manuela Porsi dice, se ero più giovane, sì che lo facevo diventare il mio lavoro. Comunque sono già contenta anche così. Già solo se non sei anziana, voglio dire, sei sulla strada giusta, va bene anche così come lo stai facendo tu. Per hobby o per quello che sia, se qualcuno ti chiede e gli piacciono le cose che fai, comunque fate, io già mi sto facendo un pochino prendere la mano, però posso anche mescolarla con un po' di cera scura, ecco, vedete? E io gli faccio un po' di chiaroscuro così, poi potete farne qualcuna un po' più chiara, qualcuna un po' più scura. Anche questo è uno stencil che io stra-adoro, questo stencil qui con le piastrelline. Adesso, visto che ci sono, insomma, la finisco questa tavoletta così. Ecco, i Lucy tutorial. Gatto dice, mi sono perso un attimo, che colore sono le gele che stai usando? Allora, adesso in mano ho la Copper, mentre prima avevo utilizzato la Decor Wax. Questi tutti questi nomi in Lucia inglese. Colò dice, a me piacerebbe che ci fossero più colori di cere. E in realtà ce ne sono parecchi di colori, perché comunque loro li fanno. Ci sono anche i verdi, i rosa. Diciamo che forse io non li acquisto in quanto per dirti una cera viola, non saprei bene che cosa farci. Però magari nel prossimo ordine vediamo se c'è qualcosa che posso mettere dentro. E ogni vostro desiderio è un ordine. Sabina dice che è bellissimo. Grazie. Guardate, vedete, date qualche colpo di luce poi qua e là e sicuramente ha il suo perché. Comunque, mi dicono che quando lo faccio io sembra tutto facile, ma in realtà non lo è. Oddio, non è che sia difficile, però ci dovete un pochino, insomma, un pochino vi ci dovete impegnare, se no i corsi io che li faccio a fare. Manuela Porsi dice rosa sarebbe bella. Ok, vado per il rosa. No, veramente l'ultima volta la rosa l'avevamo ordinata, ma ce n'avevano mandata una sola che ci aveva chiesto una signora in particolare, perché ve lo dico, loro fanno così, magari producono la rosa, finita la produzione, non la rifanno. Forse i Comunque, prodotti che vanno per la poco, maggiore, sì. poco. Cioè, i prodotti che vanno poco, forse, cioè, dopo li mettono fuori produzione. Eh sì, un pochino, forse, non lo so. Magari sì. Lucia Colò dice gli azzurri e blu. Gli azzurri e il blu. Va bene. Comunque, fatemi vedere da lontano un attimo perché bella! Non l'avevo vista. Non mi posso emozionare così per le cose che faccio. Allora, però potrei anche. Allora, prima abbiamo usato questa. Potrei dare un tocco. Fammi vedere. Questa è un altro colore ancora. E potrei dare un tocco di questo sugli angoli. Questo è un oro antico, vecchio. Gemma Proietti ti chiede, ciao e complimenti, sei
Se faccio lo stencil su uno sportello e metto leggero e poi non posso adoperare il protettivo? Allora, il protettivo dipende che protettivo usi, nel senso che se usi la finitura opaca, le cere vanno messe sempre dopo. Se usi la cera, se no, la cera neutra è già un protettivo, quindi ecco perché. Queste cere vanno assolutamente utilizzate sopra a qualsiasi protettivo, ma in questo caso io la sto usando sulla cera neutra, oppure si possono usare sulla finitura opaca. Comunque gli invecchiamenti sempre dopo il protettivo. Esatto, non fate come qualcuno che mi dice ho dato la cera neutra e poi ho dato la finitura. Eh no, o si dà la cera neutra o si dà la finitura. Oppure bisogna farlo asciugare almeno 2 settimane. Ma di più, ho fatto un bellissimo video dove vi insegno come, quando e perché utilizzare la cera, soprattutto come dare le finiture, le cere, e lo trovate su YouTube. Quindi qualche volta quando voi non avete risposta, andate sul mio canale YouTube che lì veramente trovate tutte le risposte a tutti i vostri dubbi. Ed è facile perché cliccate, che ne so, cere, come dare la cera e vi esce fuori il video. Come dare questo, come stendere quell'altro. Oh, ma mi sono accorta che mi mancano alcuni video base di alcune cose, ma ci sto lavorando, li sto preparando. Guardate che negli angoli ho dato l'oro antico. Che meraviglia! Potrei anche dargli un pochino qui, giusto per accompagnare. Poi ci sono tanti tanti colori, tipo oro antico, oro ricco, oro così, oro colà. Sicuramente comunque sui colori scuri fanno la sua bella parte. E poi sembra che alla fine l'occhio non lo percepisce, invece. Che ne dite? Ma il profumo, mamma mia. Oppure ecco, vi faccio vedere una differenza di una patinatura, questa un po' più vintage, più moderna. Quindi chi lo dice che non si possono patinare le cose moderne, o un po' più shabby e romantica. Qui avevo usato, oh, ah, perché non vi ho detto che la pasta, se volete, la potete colorare. In questo caso qui avevo colorato la pasta e avevo messo, noce chiaro, se non sbaglio, se non ricordo bene, e poi l'ho patinata con, la cera rame, e quindi ho fatto questo effetto un po' rosa antico. Adesso questo lo finirò per la festa della mamma, vedremo cosa farci. Mentre questo è un bellissimo quadretto da appendere su una casa moderna, quindi un po' più industrial. Diciamo che questo potremmo andare sull'industrial, sì. E che dirvi? Avete domande, perplessità? Siamo qui a rispondervi perché credo. Non voglio fare come sempre, ve lo dico, tutorial troppo lunghi Gemma, perché che sarà la fiera di Vicenza? no, noi quest'anno abbiamo saltato tutte le fiere. Non ci saremo alle fiere. Ancora non ci sentiamo Non ci tranquilli sentiamo con ancora la pronti. situazione. E l'investimento è molto alto, quindi non ci sentiamo ancora pronti. Quindi non abbiamo saltato, ecco, non presenti. E niente, quindi oggi vi ho dimostrato di nuovo lo stencil a rilievo, in particolare vi ho fatto vedere come utilizzare le patine. Manuela fa una domanda, dice cambio argomento per farti una domanda perché non ricordo il procedimento. Quando si applica il transfer sopra la cera neutra, va ripassata la cera neutra sul transfer? Assolutamente sì. Anche lì c'è un video su YouTube. Andatevi a vedere il video con il mobile giallo dove lì spiego perfettamente tutti i passaggi da fare. Quindi non fate come hanno fatto altre che sono andate avanti perché quello logicamente è un video un pochino lungo e quindi a volte qualcuno salta il passaggio in cui io do dalla cera e fa il trasferimento sul colore non asciutto oppure. Fa il trasferimento sulla cera non asciutta, viene un pastrocchio. Bisogna ripassare la cera assolutamente sì, perché deve comunque proteggere il nostro transfer. Se dovete passare la cera invecchiante, passatela di nuovo sopra. Cera neutra, cera invecchiante. Ok?
Quindi per le cere ricordatevi, ve lo dico sempre, la cera neutra va passata sempre, solo se dovete passare la finitura o cera neutra. Quindi non passa, non prendete questo sempre, 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 per sempre. Sempre, sempre, sempre come protettivo. Se non passate la cera neutra, sempre o la cera neutra o la finitura opaca. Ok? Comunque, le asciugature sono sempre Le importantissime. asciugature sono importantissime, se dovete fare un transfer va fatto sopra la cera neutra asciutta, quindi il giorno dopo per esempio. Bene, credo di avervi dato le giuste nozioni e di aver fatto anche un tutorial credo abbastanza semplice ma di impatto. E vi sto preparando i tutorial per i progetti pasquali, delle cose molto carine. E quindi mi manca solo il tempo di finirli di girare e di montare. Comunque, grazie per avermi seguito, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie e ciao!